Allora, intanto no, voglio dire, in diretta 11.51, ve lo faccio vedere, 11.51, cosa gravissima, lo voglio dire pubblicamente qua di fronte ai cittadini, non c'è nessuno, ma lo diciamo comunque, stazione di Albano Laziale, stazione deserta. Io stasera ho una serata, un'intervista sulla web radio radio libera, non ricordo il titolo del sito internet, ma comunque poi lo diremo più in là. Video, per quale motivo? È appena partito un treno e devo dire, mi dispiace doverlo dire, ma è partito con 2 minuti di anticipo. C'erano dei ragazzi che volevano fare una foto, io ovviamente l'ho concessa, e avevano lasciato gli zaini dentro il treno. Allora poi il capotreno ha riaperto il treno, sono riusciti a riprendere le zaine e fare la foto con me e risalire, e il treno è partito. Però perché ho fatto questo video? Perché in una stazione di un comune che tra l'altro è anche molto accogliente, perché non ero mai stato Albano Laziale, devo dire molto piacevole nell'estetica, non c'è un posto, se io voglio andare a chiedere un'informazione al capotreno, non c'è il capotreno, non c'è un bagno. Allora, questo è l'ennesimo video di denuncia che Gabriele Paolini purtroppo deve fare, perché io amo molto l'Italia, giro l'Italia, spesso però mi capita per viaggio, per interviste, per le serate, per i film che sto realizzando con la produzione FM Video, Paolini. Dicevo, una personalità ormai. Gabriele, piacere, piacere mio. Personaggio pubblico ormai da molti anni. Ma poi tra l'altro ho il Guinness primario per il maggior numero di presenze televisive, 35.000, scusi che c'è il telefono. Perché lui stava? No, adesso ve lo spiego, scusate che finisco solamente, sento chi è. Pronto, chi è il telefono? Maurizio, sei in diretta sul mio, cioè, o meglio, stavo finendo un video, quindi sei entrato pienamente in diretta e sto registrando. Una cosa gravissima, io sono ad Albano Laziale, sono appena sceso dal treno, perché mi hanno invitato a scendere ad Albano in quanto conveniva per la corriera, per Genzano, quindi io adesso sono comunque ad Albano, sono vicino, cercherò di prendere una corriera. Ma la cosa gravissima, Maurizio, te lo dico proprio mentre ho la mia macchina fotografica fedele e sto registrando, non c'è né un bagno, una toilette pubblica, se io voglio mi scappa la pipì, non c'è il bagno. Aspetta, no, mi sta dicendo un fanciullo, dimmi Maurizio, dove sei? Allora io appena come? E io alla stazione sono, ma non ti preoccupare. No, guarda, facciamo così, chiamami fra 10 minuti, ti dico se riesco a trovare una corriera, se no vieni tu. Un bacio, non ti preoccupare, comunque sono Albano, ciao. Allora, nella confusione del treno che è partito in anticipo, in una località, in un comune, che ripeto, basta che io vi faccio vedere, perché è giusto anche dirlo, guardate che bello, come accogliente questo comune. Quindi voglio dire, il comune è accogliente. Meno male che qui almeno intanto facciamo vedere Albano Laziale, eccolo qua, Albano Laziale, vedete che ci sono due schermi, uno degli arrivi e uno delle partenze. Ma la stazione è chiusa, questi sono i cartelloni che dovrebbero in teoria annunciare i treni in arrivo o in partenza, guardate come, che desolazione. A me scappa la pipì, dove vado a fare la pipì? Chiediamo a questo giovane. Allora, attenzione, anche a lui scappa. Scusami, mi stai dicendo, senza che ti inquadro, inquadro me, che c'è un punto, non me lo può dire, però mi hanno detto dei cittadini che ci sono delle situazioni così un po' anomale verso la toilette. Andiamo a indagare. No, lo so che non ci sono i bagni, però sembrerebbe che ci sia non so che cosa. Adesso vado a capire. A me scappa la pipì e io dove faccio la pipì? Qua il capotreno non c'è neanche un responsabile di Trenitalia, vediamo, mi hanno indicato che queste forse erano un tempo i bagni, ecco, inquadriamoli, vedete, questo dovrebbe essere una toilette, proviamo a vedere se è aperta, ma vedete che è chiusa, ecco, ma se a me scappa la pipì dove? Io la farò qua dietro, la faccio qua dietro, no, e la faccio dietro all'albero, scusate, se a me scappa io... Vediamo qui, scusi, anche qui sono chiusi i bagni?
gravissimo, no? Dovrebbero ottenere dei bagni aperti, no? Chiuso. Chiuso, ok. E quindi niente, la pipì si fa dove si può. Vediamo, c'è qualche, come dire, realtà di chi evidentemente inquadriamo. Eh no, allora io voglio dire, non so se è la Barazzale è un comune a sé o è un comune, dipende da qualcuno. No, sì. Sindaco di Albano Laziale, io le do una settimana di tempo, dopodiché non solo io questo video lo renderò pubblico. Marini si chiama il sindaco. Il sindaco? Marini. Allora, egregio sindaco Marini, lei ha una settimana di tempo per provvedere a aprire i bagni, perché io vengo, sono venuto qui la prima volta in 38 anni, ho 38 anni di vita, non so quando ritornerò, però per chi abita, per chi fa, perché al di là delle battute e dei video colorati che io faccio, per una cosa la voglio dire, c'è gente che qui il treno lo prende tutti i giorni, i pendolari, da Roma ad Albano, è giusto quello che dico? Certo. Quindi, mi posso riprendervi? Posso mancare. Ecco, allora, quindi anche voi vi unite ad un appello sereno, civile e pacifico, al sindaco, che io apprezzo il comune di Albano, però vorrei che il sindaco possa provvedere a mettere dei bagni accessibili al pubblico. Io saluto questo simpatico signore, Gabriele Pavini, piacere. Pino. E questo è il figliolo? Damiano, no. Damiano, perfetto, evviva. Allora, con questo augurio, sindaco Marini? Marini. Ma sindaco Marini, io esigo che lei apra i bagni entro una settimana. Poi, tra l'altro, diamo anche, con tutto il rispetto di chi ha fatto questi disegni, che sono anche dei disegni piacevoli, diciamo, l'arte in tutte le sue forme. Magari questo lo lascerei, perché questo è, come dire, c'è un diavoletto e quindi va bene. Però guardate in che condizioni è la stazione di Albano Laziale, con le scritte, con le cose. Ma insomma, voglio dire, cerchiamo di migliorare una stazione che quantomeno a livello estetico non è poi così male.